Buongiorno a tutti, vediamo come va in questa nuova modalità e riprendiamo il ripasso che abbiamo cominciato. L'altra volta abbiamo visto la questione di invertibilità di matrici quadrate nell'ambito di una struttura algebrica, quella di anello, l'anello delle matrici quadrate di un fissato ordine, e abbiamo visto che questo era legato a quella particolare funzione di una matrice che è il determinante di una matrice quadrata. Che cosa abbiamo rilevato? Che una matrice è invertibile rispetto al prodotto. Cioè per una matrice A esiste una matrice B che moltiplicata per lei a destra o a sinistra dia la matrice identica, se e solo se il determinante della matrice è diverso da zero. Non solo, ma le caratteristiche del determinante ci hanno anche mostrato altre cose, la possibilità di modificare la matrice con certe trasformazioni, pur conservando lo stesso determinante, e anche una cosa importante che tornerà utilissima oggi, e cioè che il determinante uguale a zero non solo rivela la non invertibilità della matrice, ma rivela che c'è una riga che è combinazione lineare delle altre righe, una colonna che è combinazione lineare delle altre colonne. Questa faccenda di combinazione lineare è protagonista oggi. Dimenticavo, c'era uno di voi che mi aveva fatto una domanda la volta scorsa, e cioè se è possibile che ci sia in una struttura formata da un insieme e un'operazione, che ci sia un elemento che si comporta da elemento neutro solo da una parte, a destra ma non a sinistra. Infatti ricordo che la definizione di elemento neutro per un'operazione, chiamiamola per, è che questo elemento U sia tale per cui, se io prendo un qualunque elemento dello stesso insieme A, allora sia A per U uguale U per A uguale ad A. E la domanda era: ma ci sono situazioni in cui c'è un elemento U che si comporta in questa maniera solo da una parte ma non dall'altra? Ho rimandato la risposta scioccamente, perché la risposta è molto facile. Possiamo prendere la struttura data dall'insieme degli interi con la sottrazione come operazione, che è un'operazione ben definita, non è definita sui numeri naturali ma sugli interi sì, è molto povera di proprietà, non ha nemmeno l'associativa, però se io prendo due interi e faccio il primo meno il secondo ottengo un intero, quindi è un'operazione binaria interna a pieno diritto. Ora, che cosa succede? Che io ho lo zero che si comporta come elemento neutro da una parte sola. Infatti se io faccio 7 meno 0 ottengo 7, ma se faccio 0 meno 7 ottengo meno 7, che è diverso da 7. Quindi questo è un caso molto semplice in cui non possiamo considerare zero elemento neutro, perché si comporta in questa maniera solo da una parte. Va bene, data questa risposta, veniamo a noi. La struttura in cui ci muoviamo oggi è quella di spazio vettoriale, che ricordo rapidamente che cos'è. È una struttura in cui abbiamo un insieme V, chiamato insieme soggiacente, che è quello i cui elementi si chiameranno vettori, un campo di scalari K, molto spesso R e qualche volta C, ma può essere un campo qualsiasi, un'operazione binaria interna su V, somma di vettori,
con buone proprietà, perché con questa somma viene un gruppo abeliano, e poi un prodotto per scalare, cioè un'operazione, non sto a scrivere, che prende in input uno scalare, cioè un elemento di K, e un vettore, cioè un elemento di V, e fornisce un elemento di V, operazione che deve comportarsi rispetto alle altre operazioni in gioco in una certa maniera. Per esempio, se prendo scalari alfa, beta, un vettore V, allora alfa più beta per V deve essere uguale ad alfa per V più beta per V, e altre tre condizioni di questo genere, cioè condizioni che ci mettono in grado di lavorare per bene. Ci sono moltissimi esempi di spazi vettoriali, oltre alle n-nuple di numeri reali, per esempio, quindi lo spazio vettoriale Rn con usuale somma elemento per elemento, prodotto di uno scalare per ogni elemento della n-nupla, abbiamo matrici di un fissato tipo, abbiamo forze applicate in un punto, segmenti dello spazio o del piano aventi un estremo fissato in un punto, poi si passa agli spazi vettoriali dell'analisi, funzioni da RR, funzioni continue da RR, funzioni continue da un intervallo a via R, funzioni derivabili, funzioni con derivate di tutti gli ordini e varie cose di questo genere. Va bene. Quello che mi interessa affrontare oggi è la nozione di dipendenza lineare, che è, come vedremo, molto strettamente correlata alle ultime cose viste sul determinante, e il determinante costituirà uno strumento per andare a rilevare questa situazione di lineare dipendenza. Quindi diciamo che siamo in uno spazio vettoriale, adesso però togliamo questo dai piedi. Siamo in uno spazio vettoriale, io dico che una n-nupla v1 vn è detta linearmente dipendente se esistono degli scalari lambda 1, lambda n non tutti nulli, tali che lambda 1 v1 più fino a lambda n vn sia uguale al vettore nullo di v, cioè l'elemento neutro della somma. Va bene, questa è una situazione che investe tutta la n-nupla. Che cosa succede? Che ci sono situazioni molto comode in cui rilevare la lineare dipendenza, quando per esempio uno di questi n vettori è il vettore nullo, automaticamente la n-nupla è linearmente dipendente, perché basta mettere un valore diverso da 0 per il vettore nullo, e 0 in tutti gli altri, e viene soddisfatta la condizione di avere una combinazione lineare non scema che ci dà il vettore nullo. È chiaro che ho la combinazione lineare scema che mi dà il vettore nullo, 0 per v1 più 0 per v2 più 0 per vn naturalmente mi dà il vettore nullo. La richiesta per dire che questa n-nupla di vettori sia linearmente dipendente è che ci sia una combinazione lineare diversa da questa combinazione scema, con scalari tutti nulli.
Bene, quindi se in mezzo c'è il vettore nullo, moltiplico lui per 1, per 0 tutti gli altri e la condizione è rispettata. Anche se ho in questa n-upla lo stesso vettore in due posizioni, diciamo che v1 sia uguale a v2, allora posso moltiplicare v1 per 1, v2 che è uguale a v1 per meno 1, tutti gli altri per 0, ottengo il vettore nullo, di nuovo con scalari non tutti nulli. E metto in rilievo queste cose abbastanza banali perché ci richiamano situazioni che abbiamo visto nelle righe o nelle colonne di una matrice quadrata. Ma la cosa importante per quel che riguarda la dipendenza lineare è questo teorema, questa proposizione. I vettori V1, Vn, fra loro distinti, sono linearmente dipendenti. Di loro per combinazione lineare degli altri. Bene, allora, come pensiamo di poter rilevare la lineare dipendenza e indipendenza di vettori, dobbiamo fare un certo giro. Devo definirvi la chiusura lineare o span di un insieme di vettori, dato x sottinsieme di V L di X che molti indicano così oppure così. E anche il nome può variare, io la chiamo chiusura lineare. È l'insieme risulta sottospazio vettoriale. Combinazioni lineari di vettori di x. Non è facilissimo immaginarlo, ma come voi avete già, anche se parecchio tempo fa, seguito un corso in cui queste cose le avete trattate ampiamente, non è facilissimo immaginarlo, però tenete conto di questo. La chiusura lineare di X non è solo un sottospazio vettoriale, ma il più piccolo sottospazio vettoriale, piccolo nel senso dell'inclusione, che contiene l'insieme X. Quindi
avendo presente in uno spazio vettoriale quali possano essere i sottospazi vettoriali, non è poi difficile immaginare la chiusura lineare di un dato insieme. Ma mi interessa in particolare che x viene detto sistema di generatori di V se V è la chiusura lineare di X, cioè se ogni vettore di V si può esprimere in almeno un modo come combinazione lineare dei vettori di X. Allora, qua quali sono considerazioni possibili? Se io ho che X è un sistema di generatori di V, se io aggiungo X degli altri vettori, l'insieme che ottengo è ancora un sistema di generatori. Questo vuol dire che un sistema di generatori può anche essere grandissimo, mentre l'obiettivo, quando noi cerchiamo un sistema di generatori, è di averlo il più piccolo possibile. Non solo per una questione di economia, voglio ricostruire tutto lo spazio vettoriale a partire da poco, quindi se questo poco è veramente poco, siamo più contenti. Non è solo questo, ma c'è anche un fatto. Se il sistema di generatori è in qualche modo ridondante, il modo di scrivere un vettore come combinazione lineare dei suoi vettori, dei suoi elementi, non è unico. E questa è una fregatura, come vedremo fra poco. Perciò, che cosa facciamo? Andiamo a vedere come può essere un sistema di generatori ridotto come più piccolo possibile. La nozione che ci dice se un sistema di generatori è ridondante o no è proprio quella che abbiamo visto prima, e cioè la dipendenza lineare. Tanto che noi siamo interessati a una nuova nozione che è questa, base di V, un sistema di generatori linearmente indipendente. Cosa significa linearmente indipendente? Chiaramente è la negazione della lineare dipendenza, quindi da definizione che cosa vuol dire? Che i vettori in gioco V1, Vn sono linearmente indipendenti quando l'unico modo di ottenere il vettore nullo come loro combinazione lineare è con la combinazione lineare scema a tutti scalari nulli. Ovviamente combinazione che vale, che dà il vettore nullo per tutte le n-uple di vettori, ma se è l'unica possibile che ci dia il vettore nullo, allora questo vuol dire che i vettori in gioco sono linearmente indipendenti. Ma soprattutto poi che cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno di questi vettori è esprimibile come combinazione lineare degli altri. Questo ci dice proprio che se quello che abbiamo è un sistema di generatori linearmente indipendente, allora, dato che nessun vettore di loro è esprimibile come combinazione lineare degli altri, se io tolgo anche solo un vettore da una base, cioè da un sistema di generatori linearmente indipendente, quello che ottengo non è più un sistema di generatori dello spazio V, genererà un sottospazio proprio, ma non genera più V. Quindi vuol dire che una base è effettivamente un sistema di generatori in cui non c'è alcun vettore superfluo, in cui non posso ridurre ulteriormente questo insieme, se non perdendo la cosa che mi interessa, e cioè la possibilità di generare tutti i vettori dello spazio come combinazione lineare. Ma non è solo una questione di economia, perché
Perché proposizione data una base di e la metto già ordinata, cioè la metto come n pla per ragioni che verranno evidenti fra poco, e 1 e n, dato una base e 1 e n, ogni vettore piccolo appartenente a v grande si esprime come combinazione lineare di E1 e N, e fin qua non ci sarebbe nessuna meraviglia perché è proprio quello che fa un sistema di generatori, ma la cosa interessante che proviene dalla lineare indipendenza è il modo punto. V uguale un certo lambda 1 per E1 più un certo lambda N per E1. Ora c'è un teorema molto interessante che dice questo. Se in V esiste una base formata da n elementi, allora tutte le basi di V sono formate da esattamente n elementi. Definizione: dimensione di V. La cardinalità, cioè il numero di elementi di una qualunque base di. A questo punto ha senso dare questa definizione per via del teorema precedente. Tutte le basi hanno necessariamente lo stesso numero di elementi, quindi questo numero non è più una proprietà della singola base, ma è una proprietà dello spazio vettoriale stesso ed è quella che chiamiamo dimensione. Bene, ma tutto quello che abbiamo detto finora che cosa ci permette di fare? Di mettere in corrispondenza biunivoca V con lo spazio vettoriale delle n-nuple di elementi del campo in questione. Perché? Perché si può definire l'applicazione che chiamiamo in questo modo phi con b che va da v a k alla n che associa a v piccolo appartenente a v la n nucleo
lambda 1 lambda m appartenente a k alla m tale che v è uguale appunto a lambda 1 v1 fino a lambda m. Ordinato la base B, non ho usato la base B solo come un insieme, ma l'ho usata come una n preordinata proprio per avere che lo stesso ordinamento sia rispettato da lambda 1 a lambda n. Non posso avere un insieme disordinato di numeri, devo avere una n preordinata di numeri lambda 1 a lambda n, e in questo modo andiamo a costruire questa applicazione. Sì, con B risulta biiettiva, ma non solo, risulta anche quello che definirò più avanti, fra molto ovviamente, e cioè una trasformazione lineare. Una trasformazione lineare biiettiva, quindi quello che viene chiamato un isomorfismo di spazi vettoriali. Quindi, ne parlo in libertà, visto che comunque sono nozioni che conoscete già, le riprenderò più avanti per andare a ricordare come si associa una matrice, una trasformazione lineare, eccetera. Però quello che mi interessa è che quando ho un isomorfismo fra spazi vettoriali, e questo lo è, tutte le nozioni vettoriali di uno spazio vengono trasferite da questa applicazione ad analoghe proprietà vettoriali nell'altro spazio. Perciò che cosa succede? Che se io ho dei vettori in V e mi chiedo se quei vettori sono linearmente dipendenti o indipendenti, posso andare attraverso Φ con B in Kn e pormi la stessa domanda sulle n-ple che vengono associate. Questa n-upla viene chiamata, queste vengono chiamate componenti V piccolo rispetto alla base ordinata B. Okay? E quindi questo è il gioco che faremo sempre. Per esempio, che cosa posso fare? Prendere dei vettori dati, mettere in colonna, e possiamo discutere delle ragioni per cui si mette in colonna, ma non è il caso perché voglio arrivare presto, il più presto possibile, a cominciare il vero programma del corso. Si mettono in colonna le componenti di questi vettori, si ottiene una matrice. Se la matrice è quadrata, siamo a cavallo, perché abbiamo già visto che il determinante ci dice se le colonne sono linearmente dipendenti o indipendenti, possiamo dire con la terminologia ricordata oggi, cioè se ce n'è o no una di loro che è combinazione lineare delle altre. Ma se la matrice non è quadrata, come facciamo? Dobbiamo fare diversamente, con una nozione che può essere correlata alla nozione di determinante e che è la nozione di rango di una matrice. Non so se magari qualcuno ha delle domande, rispetto a quello che ho detto fino adesso. Ok, no. Vado avanti. Io comunque farò un intervallo alle 10 e in questo intervallo magari posso raccogliere delle domande a cui rispondere quando riprendo la lezione. Ma andiamo avanti. Data una certa matrice A, non necessariamente quadrata, ma neanche necessariamente non quadrata, di tipo M per N a elementi in K, chiamo rango D
dia va bene, lo definisco in modo un po' fighetto, ma è un modo comodo per dopo. La dimensione del sottospazio di Km generato dalle colonne. Viene indicato, lo dichiaro così, RDA. Dire che è la dimensione del sottospazio generato dalle colonne è come dire che cosa? Cioè RDA è il massimo numero di colonne linearmente indipendenti di A. Però c'è un teorema molto comodo. Rango di A uguale rango della trasposta di A, cioè della matrice che ha come righe le colonne di A e quindi naturalmente come colonne le righe di A. Da questo teorema, e che cosa possiamo dedurre? Dunque, R di A è anche il massimo numero di righe linearmente indipendenti. Questo può sembrare abbastanza tranquillo pensando a una matrice quadrata, in effetti abbiamo già visto questo. Se io ho una matrice quadrata determinante uguale a 0, questo vuol dire che c'è una riga combinazione lineare delle altre. Quindi io posso andare a costruire una matrice quadrata a determinante uguale a 0 in modo molto semplice. Scrivo, non so, 4 quintuple, le metto in righe, poi la quinta quintupla la scrivo facendo una certa combinazione lineare delle prime 4. A questo punto sono sicuro, perché l'ho costruito io, che le righe siano linearmente indipendenti. Chiaramente il determinante viene uguale a 0, ma siccome il determinante di A è uguale al determinante della trasposta di A, ottengo che necessariamente c'è anche una colonna che è combinazione lineare delle altre colonne. È abbastanza naturale, se volete, anche se non è banalissimo dimostrarlo, però considerate che, non so, io mi metto lì e faccio come quinta riga la somma delle prime 5 righe, 4 righe, e quindi so benissimo quali sono i coefficienti della combinazione lineare coinvolta, mentre non ho la più pallida idea di quali siano i coefficienti che mi danno una certa colonna, e non so neanche quale a priori, che è combinazione lineare delle altre. È qua che è conveniente la nozione di lineare dipendenza come una proprietà di tutta la n-upla, di tutto l'insieme di oggetti. Io so che là dentro c'è una colonna che è combinazione lineare delle altre, ma non so, a priori, non so puntare il dito contro una colonna e dire è lei che è combinazione lineare delle altre, anche perché molto spesso questo ruolo è intercambiabile.
Ma è così. Ma con una matrice quadrata, tutto sommato, stiamo giocando sempre nello stesso spazio vettoriale, quindi sono 5 quintuple le righe, sono 5 quintuple le colonne, ma pensate ad avere una colonna 10, una matrice 10% di rango 8. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono al massimo 8 di quelle 100 colonne che sono linearmente indipendenti e le altre 92 sono loro combinazione lineare. Queste colonne abitano in R10, sono delle decuple, sono 100 decuple, fra cui 8 linearmente indipendenti e le altre 92 loro combinazioni lineari. Questo automaticamente che cosa comporta, grazie al teorema rango di A uguale rango della trasposta di A, ci dice anche che se vado a prendere le 10 centuple che costituiscono le righe, fra di loro ci sono 8 centuple che sono linearmente indipendenti e le due rimanenti sono loro combinazioni lineari. Quindi non c'è un diretto collegamento. Sono situazioni in spazi vettoriali completamente diversi. Bene, quindi andiamo a vedere l'idea, quindi che cos'è? Sono in uno spazio vettoriale qualsiasi, voglio sapere se certi vettori sono linearmente dipendenti o indipendenti, ne vado a prendere le componenti rispetto a una base ordinata fissata, metto in colonna e devo calcolare il rango di questa matrice per sapere quanti fra quei vettori sono linearmente dipendenti o indipendenti. In realtà posso sapere anche parecchio di più e lo vediamo. Ci sono almeno due metodi per il calcolo, vi descrivo subito il primo, anche se in realtà non lo uso, ma lo descrivo perché sono sicuro che il mio amico Bonetti ha prediletto questo metodo. Prima di esporre questo metodo, devo dire che cosa intendo come matrice ridotta. A uguale a iota appartenente a mm per n di certo capo k, si dice ridotta se valgono le seguenti condizioni. 1. Le eventuali righe nulle sono le ultime. 2. E questa è una condizione molto semplice, ma la seconda un po' più complicata. Chiamando pivot di una riga il suo elemento diverso da zero. Con minimo indice di colonna passando dalla riga I alla successiva, I più 1, il pivot
abbiamo i più 1 e più a destra, cioè facciamo così, diciamo che a indice di colonna maggiore, strettamente maggiore, non maggiore o uguale, del tipo della riga I. Vale a dire, passo da una riga alla riga successiva, il pivot sarà scusate, il pivot sarà più a destra di quello precedente, il che anche ci dice che cosa? Che sotto, se siamo con una matrice ridotta, il sotto al pivot di una certa riga, in quella colonna sotto al pivot di una riga, ci sono tutti i zeri. Ok? Abbiamo due proposizioni. Data una matrice A qualsiasi, anzi sono tre proposizioni, data una matrice A qualsiasi, esiste almeno una successione sequenza finita di trasformazioni di riga fra due righe, T2 è il fatto di sommare a una riga una combinazione lineare delle altre righe. Ok? Bene, infine, quindi le prime due che cosa ci dicono? Io posso effettuare, ho una matrice A, posso effettuare una sequenza finita di trasformazioni T1 e T2 che mi portano ad avere una matrice ridotta che ha lo stesso rango della matrice di partenza. E questo non ci servirebbe a niente se non ci fosse una proposizione che ci dice, è facilissimo, vedere qual è il rango di una matrice ridotta. Se A, anzi,
diciamo, se B è ridotta allora il rango di B è uguale al numero delle sue righe non nulle. Quindi l'idea è, prendo la matrice A di partenza che è stracolma di numeri, quindi non riesco a vedere quante righe linearmente indipendenti ci siano o quante colonne linearmente indipendenti ci siano. Cosa faccio? Effetto trasformazioni di tipo T1 e T2 fino a che riesco a portare la matrice in forma ridotta e a questo punto semplicemente conto le righe non nulle della matrice ridotta. Questo è il rango della matrice ridotta, ma siccome le trasformazioni di riga non hanno cambiato il rango, è anche il rango della matrice A originaria. In realtà non sto a scriverlo, ma la cosa è ancora più forte, nel senso che non solo non viene cambiato il rango, quindi la dimensione di che cosa? Dello spazio generato dalle colonne e dello spazio generato che è uguale alla dimensione dello spazio generato dalle righe, ma non cambia le trasformazioni T1 e T2 non cambiano lo spazio generato dalle righe, proprio lo stesso spazio vettoriale chiusura lineare delle righe non cambia durante le trasformazioni T1 e T2. Attenzione, perché invece cambia lo spazio generato dalle colonne, quindi se la mia intenzione è di andare a trovare colonne linearmente indipendenti della matrice A, bisogna fare molta attenzione perché lo spazio generato dalle colonne cambia durante trasformazioni di riga, ovviamente non cambierebbe attraverso trasformazioni di colonna. Quindi si può comunque lavorare in questo modo e poi c'è un trucco andando a prendere le colonne corrispondenti ai pivot. Tuttavia io preferisco, se devo individuare colonne o righe linearmente indipendenti, un altro metodo che non in questo, che è il metodo di Gauss. Allora adesso io faccio una pausa per chiudere la registrazione per sicurezza e per vedere se avete delle domande. Riprendo alle 10:15 con un calcolo su una matrice vera e propria, calcolo che ripeteremo anche dopo con un metodo diverso, il teorema di Kronecker. Quindi adesso chiudo questa prima parte della lezione.